Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi finalmente parleremo di stampa 3D, un mondo meraviglioso, un mondo in grande evoluzione che vi dà la possibilità di creare qualsiasi cosa. E quando dico qualsiasi cosa, intendo veramente qualsiasi cosa. Se voi aveste un'idea, la potete trasformare in realtà grazie a quella che può essere la vostra stampante 3D. Potete creare degli oggetti artistici, come possono essere, non so, una culo o delle action figures. Quindi magari degli oggetti che magari nascono magari da quei videogiochi che noi amiamo e non solo. Oppure degli oggetti anche più funzionali, meccanici, dei mozzi e molto altro, fino a degli oggetti che stanno trovando anche oggi sempre più impiego nel campo medicale, quelle che possono essere delle protesi, dei campioni, vengono anche oggi realizzati con la stampa 3D. La stampa 3D è veramente qualcosa di fighissimo, ragazzi. Con questo video voglio lanciarvi in sesta nel mondo della stampa 3D, rispondendo a due semplici domande. La prima, che mi fate molto spesso, è: ma tu, Lego, quale stampante hai? Bene, io ho una Zortax M200. In realtà non ce l'ho solamente io, ce l'abbiamo io e un mio amico, perché l'abbiamo comprata insieme, perché purtroppo la stampa 3D in genere ha dei costi piuttosto elevati, e nonostante avessimo diviso la spesa a suo tempo, pagammo qualcosa come 1200 euro a testa, per un totale quindi di 2400 euro. Sì, fu un'offerta interessante, perché insieme alla stampante ci regalarono anche numerose bobine di materiale, ma resta il fatto che sono sempre 2400 euro, e sono tanti. Certo, esistono anche delle soluzioni più economiche, però quello che abbiamo comprato noi è un prodotto già di fascia molto alta, che può essere sia utile per quelli che possono essere degli amatori che per dei professionisti. E da qui nasce il primo consiglio su tutti, ragazzi, ossia quello di condividere la vostra stampante 3D. Avrete sicuramente degli amici con cui condividete molto del vostro tempo, condividete le stesse passioni, gli stessi interessi, e quindi potreste magari condividere anche quello che è un nuovo interesse, una stampante 3D, comprandola insieme. Una stampante che normalmente magari vi sarebbe costata 1200 euro, comprandola con uno, due amici, magari se avete un gruppetto di 3-4 amici che condividono le stesse passioni, vi trovate sempre molto spesso insieme, potreste trovarvi a spendere quindi quello che sono 400-600 euro a testa per portarvi a casa una stampante 3D, per poi imparare a utilizzarla, sfruttarla, lavorarci insieme, divertirsi anche nell'utilizzare questa stampante, insomma, per poi far crescere questa passione della stampa 3D insieme a un amico. E questo penso sia il consiglio più importante su tutti. Ma resta sicuramente un dubbio: quale stampante comprarsi? Sì, certo, esistono delle stampanti di grande livello, come possono essere la Zortax, le Ultimaker. Ci sono delle fasce, come vi ho detto, diciamo da professionista, che si aggirano sui 2000-3000 euro di stampante, però magari per avvicinarsi al mondo della stampante 3D non è necessario spendere tutta questa follia. Ecco, esistono stampanti più economiche, esistono anche stampanti da 300-400 euro, che forse mi sento in qualche modo un po' di sconsigliarvi, soprattutto se steste per comprare quella stampante insieme all'amico. Beh, probabilmente il vostro budget potrebbe essere anche di 900 euro, di 800 euro, insomma 400 euro a testa li potreste anche mettere da parte per poi comprare quella con la stampante 3D. E proprio intorno a questa cifra esce e nasce quella stampante 3D che voglio suggerirvi oggi. Perché, ok, partiamo dal presupposto, non è l'unica che esiste, però cade esattamente a fagiolo. Io proprio qualche giorno fa l'ho ordinata e mi sono detto: cavoli, molti spesso mi dicono: ah, mi piacerebbe avvicinarmi al mondo della stampa 3D, però sai, non so quale comprare, ce ne sono tante, e non è facile trovare quella giusta. Però ho trovato in questa, la Flux Delta Plus, quella che magari potrebbe essere effettivamente la scelta giusta. Questa stampante nasce come l'evoluzione della precedente Delta, sempre di Flux, ossia, o Flux, non lo so, comunque una stampante che nacque come progetto di Kickstarter ed ebbe un grande successo, e recentemente hanno lanciato questo nuovo modello con un costo, devo dire, abbastanza aggressivo al momento, visto che è in pre-order. Questa stampante con un importante sconto di 300, 250 e 200 dollari. Perché 300, 250, 300 dollari? Perché il pre-order è disponibile fino a metà marzo, inizio aprile, e man mano che il tempo passerà, lo sconto che si potrà ricevere con il pre-order andrà calando. Quindi se foste già certi e sì, mi piace la stampante, cercate di prendere insomma questa scelta velocemente per fare il vostro ordine, per avere quindi quelli che sono i 300 dollari di sconto, o 250 magari se aspettaste qualche momento in più, fino a, avete capito, 200 dollari. Però quanto costa? Bene, 600 dollari, perché ci sono anche le spedizioni. Potreste portarvi a casa questa stampante con lo sconto a 600, quindi sì, diciamo circa 600 euro. E non è male, e avreste una buona stampante con una buona risoluzione, tante possibilità, tante opzioni. Secondo me è una buona spesa, un buon investimento, soprattutto perché è una stampante multifunzionale. Quando noi parliamo di stampante 3D, spesso pensiamo alla stampante
con l'estrusore, ci stampa quello che è il nostro oggetto e grazie e arrivederci. No, questa è una stampante multifunzionale e questo mi è piaciuto tantissimo perché è veramente l'evoluzione della stampante 3D che si racchiude in questo prodotto, nella Flux. Perché multifunzionale? Perché potremmo utilizzarla non solamente come una stampante 3D, per esempio potremmo montare una unità laser che fungerà per andare ad incidere delle scritte con il laser su degli oggetti, possiamo fare ad esempio su un legno, scrivere un testo, fare anche veramente un vero e proprio disegno artistico su un blocchetto di legno, una cosa fighissima. Possiamo anche poi montare un'altra unità che funge da cutter per andare a tagliare il vinile, quindi degli adesivi, possiamo crearceli in casa, possiamo montare diverse unità che trasformano la stampante in quella che è solamente una stampante, in un oggetto multifunzionale, e mi piace soprattutto per due funzioni. La prima, lo scan 3D. La stampante è dotata di uno scan 3D con una risoluzione di 1-2 mm, ok, non è fantastica, però non è male. Potremmo mettere il nostro oggetto e la stampante automaticamente scannerizzerà quello che è il nostro oggetto fisico, ce lo trasformerà quindi in un modellino 3D che potremo poi replicare stampando, oppure potremo anche modificare, una cosa veramente fighissimo. Poi l'altra funzione che mi piace tantissimo è che c'è una webcam integrata, per esempio con il nostro telefono, anche perché potremmo controllarla poi da remoto con telefono. Possiamo dire, cacchio, come procede la mia stampa? Io magari posso collegarmi e vedere come funziona, come sta stampando. Cioè è veramente figa, soprattutto per l'idea che poi comunque non costa tanto. Spesso queste funzioni si trovano in stampante ben più care, quindi devo dire che per 900 o 600 euro può essere veramente un buon investimento. Io adesso ve la introduco, ve la voglio solo introdurre così. Le altre informazioni le potete trovare direttamente sul sito. Quello che magari potrebbe ancora interessarvi, che sono informazioni secondo me importanti, è che il piano di lavoro è di diametro 17, diciamo 18x21, quindi comunque si sviluppa anche molto bene in altezza. La mia Zortax è 20x20x20, questa praticamente ha più o meno lo stesso piano di lavoro. L'altra informazione è che la risoluzione massima è di 0,2 mm, considerando che la mia Zortax ha 0,1, cioè 0,09, ma in realtà poi 0,1. Non male, non male, cavoli, una ottima risoluzione massima. Poi comunque potrete stampare con filamenti e con... vabbè, dai, non vado nel dettaglio che magari... questi aspetti magari potrebbero risultare fuorvianti. Vi basti sapere che secondo me è una buona scelta. Come vedete io l'ho fatto il pre-order, che credo sia una buona stampante. E adesso nascono un po' le note dolenti, perché io adesso non so come dirlo, perché tanto lo so che le persone maliziose non mancano e che quindi vedranno adesso nelle parole che andrò a dire: ah, vedi, lo sapevo, il solito YouTuber, la solita marchetta, non si smentiscono mai. Perché quello che vi lascio qua sotto è un referral, che vi referalizzerà, non so se esista, che vi manderà sul sito, e nel caso in cui compraste la stampante riceverete $50 di sconto perché siete stati invitati da Stefano Pecchio, che sono io, Legos 90. Stefano Pecchio vi ha invitato e avrete quei $50 di sconto, ma non solamente voi, ma anch'io avrò quei $50 di sconto. Quindi io lo so che adesso ve l'ho visto: ah, hai fatto quindi questo video perché tu volevi $50 di sconto. No, sì, non posso dire che non ci penso. Certo, quello è sicuramente una cosa fighissima. Se qualcuno di voi comprasse la stampante, io subito, grazie, non ti posso stringere la stampante, non ti posso stringere la mano, ma lo farei perché ti voglio ringraziare di aver utilizzato questo link. Io spero di averti suggerito un buon prodotto, spero ti troverai bene. Se in futuro avrai qualche dubbio, qualche perplessità sulla stampante, anch'io ce l'avrò, chiedilo pure, sentiti libero di contattarmi. Grazie. Se poi voi vedeste questo video come: ah, l'ho fatto solo per la marchetta, mi dispiace, semplicemente non posso dire che mi dispiace, perché tanto non sto qui a polemizzare, a discutere sulla questione, punto. Il link qua sotto è un referral, se voleste andare sul sito a comprare la stampante per avere $50 aggiuntivi di sconto a voi e a me, bene. Non vi piace? Andate per conti vostri sul sito per avere quelli che sono il classico sconto del pre-order e basta. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Credo di non dover giustificare alcune delle mie azioni come questa del referral, però ho voluto solo fare una piccola parentesi per la massima serietà, chiarezza. Penso in questi anni di aver dimostrato di essere una persona seria, di una persona che tiene a voi, che tiene a me, però anche a voi. Basta. Vi ho parlato un po' della stampante 3D, vi ho voluto lanciare nel mondo della stampante 3D con un buon suggerimento. Io trovo che sia una buona stampante, ve l'ho detto prima, una stampante che anch'io ho comprato. Può essere una buona scelta. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per la vostra gentile attenzione, invitarvi a seguire i prossimi video su questo canale. Per non perdervi, chiaramente iscrivetevi, anche perché se fosse interessante al mondo della stampante 3D mi piacerebbe approfondire questo argomento con alcuni video che si andranno a susseguire in futuro su questo canale. Perfetto, ciao a tutti ragazzi.
L'ho già detto, mettete like se vi fosse piaciuto, non lo so, quindi mettete like se, non vi, se vi fosse piaciuto, ma anche se non vi fosse piaciuto, mettete like. Ciao ragazzi! Patrick, voglio incuriosirvi. È la parola così difficile? A quanto pare sì. Incuriosirvi. Quindi magari quegli oggetti che possono essere anche utili, non so, utili.